Questo video illustra la procedura di installazione del sistema SDRAM Eagle Access Transmission. Per un elenco completo degli strumenti e materiali necessari, consultare il manuale utente sul sito sram.com/service o al link nella descrizione del video qui sotto. La procedura di installazione di SRAM Eagle Access Transmission è diversa da qualsiasi altro sistema. Ogni componente viene preparato prima di essere posizionato sulla bici in base alle specifiche della bicicletta stessa. Viene poi fissato l'asco in posizione e quindi serrato secondo una sequenza specifica. La procedura di installazione è più semplice, ma totalmente nuova. Quindi è indispensabile seguirla ed effettuare i passaggi secondo l'ordine indicato. Prima di preparare i componenti, consultare il sito Access Web all'indirizzo www.sram.com o utilizzare l'app SRAM Access per determinare i seguenti parametri: misura della catena, posizione della chiave di impostazione e pignone di impostazione. Per installare la cassetta Eagle Transmission e le pedivelle DAB, consultare il video al link nell'angolo in alto a destra, oppure fare riferimento al manuale utente al link sram.com/service per ulteriori informazioni. Posizionare il morsetto o il supporto a ponte destro nella posizione destra del manubrio. Installare il controller pod con la parte appuntita allineata nella fessura aperta nel morsetto. Se necessario, allentare la vite di fissaggio. Installare il controller pod sul manubrio senza serrarlo. Regolare la posizione in base alle preferenze del rider. Serrare le viti. Installare una batteria SRAM carica sul cambio. Premere e tenere premuto il pulsante Access sul cambio posteriore finché il LED verde non lampeggia lentamente, quindi rilasciarlo. Premere e tenere premuto il pulsante Access sul controller finché il LED verde non lampeggia rapidamente, quindi rilasciarlo. Premere e rilasciare il pulsante Access sul cambio per terminare la sessione di abbinamento, oppure attendere 30 secondi affinché la sessione di abbinamento si disabiliti automaticamente. Non è necessario ripetere il processo di abbinamento quando le batterie vengono rimosse o sostituite. Su una catena T-Type a lunghezza intera nuova, contare procedendo all'indietro fino al numero di maglia determinato dal calcolatore o dall'app. Oppure utilizzare lo strumento di misurazione per catena T-Type in dotazione nel manuale stampato della catena aftermarket. Utilizzare uno smagliacatena approvato per aprire la catena in corrispondenza della maglia interna. Utilizzare un piccolo cacciavite piatto per rimuovere la chiave di impostazione dal cambio. Regolare la chiave di impostazione sulla posizione indicata per la bicicletta. Installare la chiave di impostazione nel cambio in modo che la tacca sia allineata con la lettera corrispondente A o B. Il mancato corretto posizionamento della chiave di impostazione comporterà un'errata posizione del cambio sulla bicicletta, scarse prestazioni di cambiata e persino danni al cambio e/o al telaio della bicicletta. Premere il pulsante in alto sul controller per spostare il cambio a fine corsa sul pignone più piccolo. In alternativa, premere e rilasciare il pulsante Access sul cambio per spostarlo di una posizione alla volta, fino a quando non è completamente nella posizione più esterna. Premere il pulsante in basso sul controller per spostare il cambio non installato nella posizione del pignone di impostazione da 21 o 24 denti, come indicato su Access Web o nell'app Access. Cambiare 5 volte dalla posizione completamente esterna per raggiungere il pignone da 21 denti, o cambiare 6 volte per raggiungere il pignone da 24 denti. In alternativa, premere rapidamente 2 volte il pulsante Access sul cambio per spostarlo all'interno di una posizione alla volta fino a raggiungere il pignone di impostazione. L'UDH deve essere rimosso dal telaio prima dell'installazione del cambio. Ruotare la vite UDH in senso orario per rimuoverla dalla filettatura del forcellino. La vite UDH presenta una filettatura sinistrorsa. Per allentare la vite, girare in senso orario. Rimuovere la rondella UDH specifica per il telaio insieme alla vite UDH. Ruotare il forcellino UDH in posizione arretrata per rimuoverlo dalla sede. Rimuovere l'UDH dal telaio. Per i telai split pivot, prestare attenzione a non perdere le rondelle tra foderi obliqui e foderi orizzontali. Rimuovere la vite di montaggio e l'inserto a boccola del telaio dal cambio.
pulire il telaio per rimuovere grasso o detriti, installare l'inserto a boccola nell'interfaccia del telaio dall'esterno. Il lato nero deve essere rivolto verso l'esterno. Per i telai split pivot, reinstallare eventuali rondelle tra i foderi obliqui e i foderi orizzontali. Prima di procedere, assicurarsi che la gabbia sia completamente avvitata sul corpo del cambio. Ingrassare le filettature e il corpo della vite di montaggio. Installare il cambio transmission con montaggio diretto facendolo scorrere sull'interfaccia del telaio e sull'inserto a boccola. Inserire e avvitare la vite di montaggio in senso orario fino a battuta. Allentare la vite di montaggio in senso anti-orario di un giro completo. Ruotare la gabbia del cambio in avanti fino a quando l'icona di blocco sulla gabbia libera il pulsante della chiave di impostazione. Premere il pulsante per bloccare la gabbia in posizione estesa. Il sistema transmission è precaricato a molla e la gabbia potrebbe richiudersi rapidamente dalla posizione aperta. Tenere le dita lontane dai punti di rischio. Ingrassare le filettature del perno passante prima dell'installazione. Installare il perno passante e la ruota secondo le istruzioni del produttore e avvitare fino a battuta. Allentare la vite del perno passante in senso anti-orario di un giro completo. Stop. Verificare che la catena sia stata tagliata alla misura corretta, che il cambio transmission sia impostato sul pignone di impostazione e che la chiave di impostazione del cambio sia nella posizione determinata in Access Web o nell'app Access è configurata secondo le indicazioni nella sezione preparazione dei componenti. Le e-bike devono essere spente prima di procedere. Posizionare la catena Eagle T-Type di misura adeguata sul pignone di impostazione da 21 a 24 denti e farla passare attraverso le pulegge del cambio con il bordo piatto rivolto verso il lato opposto alla cassetta. Instradare la catena sotto la linguetta nella gabbia. Riunire le estremità della catena e installare la falsa maglia di tipo Powerlock. Premere insieme le due parti della falsa maglia Powerlock. Prima di bloccare il Powerlock in posizione, verificare che la freccia sulla piastra esterna punti nella direzione di avanzamento della catena. Una volta bloccato, il Powerlock non può essere riutilizzato se rimosso. Ruotare la gabbia del cambio in avanti per rilasciarla dalla posizione completamente estesa. Bloccare il pulsante Cage Mode sulla gabbia del cambio nel punto in cui le due linee di chiave si incontrano. Il cambio è precaricato a molla e tornerà rapidamente in posizione. Tenere le dita lontane dai punti di rischio. Verificare che le due metà del power lock siano correttamente allineate. Utilizzare la pinza per maglia e catena per bloccare il power lock. In alternativa, ruotare la pedivella finché il power lock non si trova sopra il fodero orizzontale e verificare che le due metà siano ancora collegate. Pinzare il freno posteriore, spingere con decisione il braccio della pedivella verso il basso per bloccare il power lock. Si dovrebbe percepire il click del power lock quando scatta in posizione. Controllare manualmente il power lock per assicurarsi che si muova liberamente. Il power lock è progettato per essere utilizzato una sola volta. Il power lock può essere rimosso solo con apposite pinze per maglia e catena e non deve essere riutilizzato. Installare un nuovo power lock ogni volta che si installa la catena. Il riutilizzo di un power lock già usato può causare una rottura della catena e provocare incidenti. Prima di procedere, verificare che tutti i passaggi indicati nelle sezioni preparazione e installazione dei componenti siano stati completati, che la catena sia correttamente innestata sul pignone di installazione e sulla corona, che la gabbia sia bloccata nella posizione di installazione e che la sospensione della bicicletta non sia compressa 0% sag, se non diversamente indicato. Afferrare e tirare indietro la gabbia inferiore del cambio transmission per eliminare il gioco della catena. Continuare a tenere in posizione arretrata mentre si ruota la pedivella in avanti di due giri completi, verificando che la catena rimanga sul pignone di impostazione. Per le biciclette che utilizzano il pignone di impostazione da 24 denti o sul rapporto 6, è necessario assicurarsi che la catena sia completamente posizionata sul profilo X-Sync del pignone, ruotando completamente due volte la pedivella. Regolare la catena secondo necessità. Stringere la vite di montaggio continuando a tenere in posizione arretrata la gabbia inferiore del cambio.
quindi rilasciare. Se la catena è ancora allentata, dopo aver serrato la vite di montaggio, allentare la vite di montaggio e ripetere i passaggi precedenti. Verificare che il segno dell'anello zigrinato sia allineato con il segno sul montaggio diretto del deragliatore. Se non è allineato, allentare la vite di montaggio, ruotare l'anello zigrinato in modo che tocchi il fermo dell'anello zigrinato e ripetere i passaggi precedenti. Serrare il perno posteriore alla coppia secondo le istruzioni del produttore del telaio o del perno. Rilasciare la gabbia dalla modalità di impostazione ruotandola in avanti e facendola tornare con cautela nella posizione sbloccata. La procedura di installazione è completata. Questo sistema non prevede viti di regolazione. È necessario ripetere la procedura di installazione se si modifica uno dei seguenti elementi sulla bicicletta. Dimensione della corona. Geometria in base alla lunghezza del fodero orizzontale o posizione di un'eventuale tendicatena inferiore. La mancata ripetizione della procedura di installazione in caso di modifica della misura della corona, della geometria o della posizione di un tendicatena inferiore potrebbe compromettere le prestazioni di cambiata e persino danneggiare il cambio e o il telaio della bicicletta. Ruotare lentamente le pedivelle e premere il pulsante in basso del controller pod Access per spostare il cambio completamente verso l'interno. Continuare a ruotare le pedivelle e premere il pulsante in alto sul controller Access Pod per spostare il cambio completamente verso l'esterno. Le pulegge possono sembrare non allineate. Sono intenzionalmente sfalsate per migliorare il percorso della catena o il direzionamento verso la corona. Regolando la posizione del cambio con la funzione Micro Adjust, è possibile ottimizzare le prestazioni di cambiata ed eliminare i rumori indesiderati. La funzione Micro Adjust influisce sulla posizione di tutti i pignoni. Non sono previste regolazioni individuali dei pignoni. Premere e tenere premuto il pulsante Access del controller mentre si preme un pulsante del controller. Il pulsante inferiore regolerà il cambio di 0,2 mm verso l'interno e migliorerà il passaggio a un pignone interno. Il pulsante superiore regolerà il cambio di 0,2 mm verso l'esterno e migliorerà il passaggio a un pignone esterno. Se i pulsanti di cambiata sono stati personalizzati nell'app Access, le micro regolazioni seguiranno tali impostazioni. Il cambio potrebbe dare l'impressione di non muoversi. Attendere che il LED lampeggi. Ciò conferma che il cambio ha eseguito il comando. Utilizzare l'app SRAM Access come metodo alternativo per eseguire la regolazione Micro Adjust quando la configurazione della bicicletta non include o non consente l'accesso ai pulsanti del dispositivo di cambiata. Se l'app SRAM Access non è ancora stata scaricata, è possibile farlo gratuitamente negli App Store. Usare l'app per creare un account, aggiungere i componenti e personalizzare la propria esperienza SRAM Access. Questo conclude la procedura di installazione del sistema SRAM Eagle Access Transmission.